C'è anche un altro modo per ricavare questa formula che rappresenta l'andamento della corrente elettrica di spostamento in ogni istante. È questo modo qua, che non calcola direttamente la corrente di spostamento, ma la corrente convenzionale, diciamo, la corrente di cariche positive che scorrono nel filo. Infatti già sappiamo che la corrente di spostamento ha la stessa intensità della corrente normale che scorre nel filo. Quindi invece di calcolare direttamente la corrente di spostamento, calcoliamo quella che scorre nel filo, tanto hanno la stessa intensità. Per calcolare quindi questa I, partiamo dalla carica elettrica sulle armature, in particolare sull'armatura A, che è data da questa formula. Abbiamo visto prima che questa carica elettrica Q cala nel tempo, non perché varia delta V che rimane costante, ma perché diminuisce la capacità elettrica del condensatore. Andiamo a fare la derivata di questa formula e troviamo la corrente che scorre nel filo. Infatti la corrente che scorre nel filo è data da quanta carica al secondo attraversa una qualsiasi sezione del filo. Per esempio prendiamo una sezione qua del filo, quanta carica al secondo attraversa questa sezione, ma è anche quanta carica al secondo abbandona questa armatura che piano piano perde la sua carica. Quindi in altre parole la corrente elettrica che scorre nel filo è data dalla rapidità di diminuzione di questa carica Q sull'armatura positiva. Qui è espresso in formule, la corrente elettrica che scorre nel filo è data da quanto rapidamente nel tempo diminuisce la carica sull'armatura positiva. Andando quindi a fare la derivata di Q, di questa formula qua, dove delta V rimane costante, allora dobbiamo fare la derivata della capacità elettrica del condensatore. La capacità elettrica del condensatore è data da questa formula, ci sarebbe anche epsilon R, lo sappiamo, che però vale circa 1 nel caso dell'aria. Quindi andiamo a derivare questa capacità elettrica, dove l'unica cosa variabile è la distanza tra le armature, D. Quindi la derivata di questa capacità elettrica è ε0A e poi meno D' su D quadrato. Ecco qui, meno D punto su D quadrato. Quindi in pratica D punto è la velocità di allontanamento delle lastre. E allora andiamo a sostituire questa espressione al posto di C punto, la rapidità di variazione della capacità elettrica. Moltiplichiamo allora per delta V, questa per delta V ci dà la corrente che scorre nel filo. Questa è la derivata della capacità elettrica per delta V. E come abbiamo detto all'inizio, non è solo la corrente che scorre nel filo, ma è anche la corrente di spostamento, perché hanno lo stesso valore. Ecco quindi che per la corrente di spostamento abbiamo ottenuto la stessa espressione che avevamo ottenuto prima.